Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dimitri.com. La Tech Find si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella Tech Find troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La Tech Find potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. Tech Find. You search for tech, we find. Amiche e amici di 131, ben ritrovati. Nuova settimana e nuovo appuntamento con Serie 131, la nostra rubrica dedicata alla Serie C e nello specifico alle due squadre sarde, quindi Torres e Olbia. Nuova settimana, c'è stata una nuova vittoria nel weekend per la Torres di Alfonso Greco e quindi con noi qui c'è Matteo Oliviero. Ben ritrovato, Livio. Grazie, buonasera a tutti. Non saremo soli, caro il mio Matteo, perché con noi, come sempre, dal nostro studio cagliaritano c'è anche Francesco Aresu. Ben ritrovato, Fra. Ciao ragazzi, ciao Matteo, ben trovato. Non ti sentiamo, forse sì. Ecco, ora ti sentiamo. E, ovviamente è una chiacchierata, come ti avevamo detto anche prima di questa diretta. Chi non ci ha ancora mandato magari le sue curiosità, le sue domande per Matteo Oliviero, esterno mancino della Torres, ci può scrivere tranquillamente in diretta sui nostri social, YouTube, Facebook, Twitter e Twitch. Faremo appunto le vostre curiosità, le leggeremo in diretta insieme a Matteo. Qualcuno ci ha già scritto sui social, qualche tuo amico a cui risponderemo a tono, diciamo. Ma prima parliamo di attualità, parliamo di questo pazzo 3-2 della Torres contro l'Arezzo, un risultato importante dopo il pareggio contro la Fermana, per andare poi ad affrontare al meglio la settimana che vi porterà lo scontro al vertice con il Cesena. Avete fatto tutto voi, possiamo dire così, approcciato benissimo la gara, poi un po' un calo in 10, l'Arezzo è riuscito a pareggiare la sfida, però questa Torres non muore mai e con la prima gioia di Mastinu sono arrivati 3 punti. Sì, siamo molto contenti anche per questo gol che Beppe cercava da tempo e finalmente l'ha trovato, e siamo davvero contenti per lui. E ci volevano questi 3 punti in modo un po' appunto rocambolesco, come hai detto te, però appunto l'importante era portare a casa questi 3 punti per arrivare in questa situazione a domenica, insomma. Quasi un gol alla Liviero, quello di Mastinu, perché è un po' un tiro da fuori dei tuoi. È più Liviero che fa il gol alla Mastinu che non viceversa, però... Ecco, battute a parte, Matte, abbiamo visto un po' la tua crescita, no? L'anno scorso qua a Sassari, in tanti magari in estate sarebbero aspettati anche un tuo addio perché avevi tante squadre interessate su di te, invece sei rimasto e sei riuscito a tornare con la forza, con la voglia, grande protagonista di questa squadra, subito ti sei riconquistato un ruolo da titolare, 2 gol, tanti assist, ci hai creduto fino in fondo in questo progetto. Sì, devo essere onesto, su questo ci ho sempre creduto, in qualsiasi situazione ho sempre creduto di poter dare il mio contributo, ho sempre cercato di mettermi a disposizione in ogni situazione, di cercare di farmi trovare pronto quando il mister mi avrebbe chiamato in causa, e sono contento appunto di aver trovato questa continuità che sicuramente dà molta fiducia. Però allo stesso tempo sappiamo che quest'anno abbiamo una rosa davvero, davvero completa e si è visto, insomma, penso da... Si è dei visto, risultati, sì, diciamo. Da, prima, da di, tutte le situazioni, ecco. Prima di andare di nuovo da Francesco che ci leggerà quelli che sono anche stati i risultati, no, del weekend oltre al vostro successo, quella che è la situazione in classifica che vede ampiamente protagonisti, cito proprio il mister domenica quando ha detto ragazzi 17 turni, 40 punti. Tanta roba, l'ho chiesto un po' a tutti i tuoi compagni in queste settimane di diretta, ve lo aspettavate davvero? Cioè tu, quando la squadra si è costruita, hai visto l'alchimia che stava costruendo, grazie al mercato, grazie anche ai giocatori che sono rimasti dall'anno scorso, ti aspettavi una squadra così solida, così compatta, ora che siamo vicinissimi al giro di boa del giro d'andata? Magari non ci aspettavamo neanche noi 40 punti, ad essere onesti, però dobbiamo anche... appunto essere onesti sul fatto che ci siamo resi conto di avere comunque dei buoni valori in ritiro, perché comunque un giocatore, insomma, ci si rende conto
del livello della squadra, dell'intensità degli allenamenti, che è quello su cui abbiamo cercato di puntare sin dall'inizio, sin dai primi giorni di ritiro, anche visto il tipo di calcio che vogliamo proporre. E probabilmente, come abbiamo detto, non ce l'aspettavamo, però sapevamo di avere un'ottima squadra, ecco. Eh sì, andiamo allora da Francesco Aresu per leggere quelle che sono le grafiche relative all'ultimo turno e anche per vedere se ci sono già alcuni commenti in diretta da proporre a Liviero. Vai pure, Fra. Sì, andiamo a leggere i risultati della 18ª giornata del girone B. Questo è l'ultimo, il prossimo turno, in realtà ci ha fregato. La grafica è... secondo, era tutto pronto ovviamente, poi questo è il bello della diretta, eccolo qua. Allora, eccolo qua. 17ª giornata, i risultati, qualche secondo di attesa, mettiamo tutto a schermo così si vede meglio. Il 4-0, la netta sconfitta dell'Olbia di Leandro Greco contro il Pescara, e poi ovviamente il gran 3-2 della Torres contro l'Arezzo. Poi agli altri risultati, il 2-1 del Pontedera contro il Gubbio, 2-2 tra Juventus Next Gen e Pineto, 0-0 tra Spal e Virtus Entella, 1-2 la vittoria del Cesena contro la Recanatese, 3-2 la vittoria del Sestri Levante, che continua a tirarsi fuori dalla zona calda sull'Ancona, 1-0 vittoria del Rimini contro la Carrarese, 0-0 tra Lucchese e Fermana, 2-2 un brutto pareggio per il Perugia in casa contro la Vispesaro. Questa è la classifica con il Cesena che comanda 42 punti, la Torres dietro a 40, 10 punti di vantaggio, incredibile alla vigilia della stagione, insomma, secondo me questo grande vantaggio su Pescara e Perugia, due squadre che sicuramente erano deputate a essere più in alto in classifica, 28 per la Carrarese, 26 per Pineto e Pontedera, 23 Recanatese e Rimini, 21 Gubbio e Lucchese, 20 Ancona, 19 Arezzo, 18 Virtus Entella, 17 per Olbia e Vispesaro, 16 Sestri Levante, 15 Spal e Juventus Next Gen, 9 punti per la Fermana. Fanalino di coda. Eh sì, non so se tu hai subito qualche curiosità che vuoi sottoporre al nostro Oliviero prima di tornare a leggergli anche quelle che sono le domande arrivate sui social. No, io andrei direttamente invece sui commenti. Vai. Su Facebook, perché Mauro Tola dice: all'inizio del campionato è diventata una seconda scelta, ora la Torres invece non può fare a meno di te. Marco Usai dice: grande Liviero. E poi ancora Mauro Tola ti chiede: qual era il tuo calciatore preferito da ragazzino? Cioè ieri, praticamente, perché sei giovanissimo. Innanzitutto lo ringrazio per il commento e... penso che il mio idolo da ragazzino sia Alessandro Del Piero, e mentre come ruolo mi piaceva molto Gareth Bale, perché in quel periodo lì era veramente un giocatore, diciamo, dominante sulla fascia, e quindi mi ispiravo molto a lui, guardavo i suoi video eccetera. E però se mi chiede appunto un idolo, direi Del Piero, ecco. Ecco, che un po' la corsa di Bale, magari il tiro a giro di Del Piero, hai provato in qualche modo, a tuo modo, a replicarle, però hai unito nelle ultime partite anche tanta costanza, tanta sostanza soprattutto, perché stai aiutando, come è successo anche contro l'Arezzo, tanto in fase difensiva, sei protagonista a 360 gradi a livello tattico. Ti ringrazio, penso che appunto il mio ruolo richieda innanzitutto continuità e sapersi adattare ai compagni che si hanno accanto, alle giocate che hanno i compagni accanto a te, e anche per certi versi far rendere loro al meglio, e quindi spero di riuscire appunto a mettere i miei compagni nelle condizioni di rendere al meglio, perché hanno delle doti veramente per incidere nelle partite. Quindi penso che il mio ruolo sia, per la posizione che ho in campo, sia molto associato a questo lato qui. Penso che questo lato sia molto importante per il mio ruolo, ecco. Eh sì, assolutamente, essere, diciamo, un esterno completo. Ti faccio già le domande che sono arrivate su Instagram, come quella di Alberto che ci chiede: grandissima stagione Matte, ma in caso di vittoria del campionato te li dipingi i capelli di rosso e blu? E pensare che scherzavamo la settimana scorsa
Una volta avevo promesso che mi sarei tinti di bianco, platino, e è andata bene, questa volta va bene, accetto questa sfida, sappiamo che ovviamente sarà difficile perché comunque non siamo partiti con l'obiettivo di, certo, di vincere, però insomma una piccola scommessa di questo... Ci sta sempre, diciamo, di questo... fa spogliatoio. Ecco, dai, ci sta. Hai fatto qualcosa di particolare a Vicenza? Perché tu comunque hai già vinto un campionato di Serie C. Mi ero colorato i capelli platino, si era detto, okay, con dei ragazzi nel caso, così. E poi effettivamente si è realizzata la cosa e allora ci siamo fatti i capelli platino. Ricordiamo nel 2019-2020 vittoria della Lega Pro per questo signore qui con noi. Nicolò ci scrive, ci hai detto, tuo amico, quanto ancora senti l'influenza degli anni passati alla Juventus a livello di mentalità, di approccio al lavoro proprio? Ciao Nino. Innanzitutto lo saluto, mi sa direttamente da Londra, il nostro amico Nicolò. Sì, sicuramente la mentalità, un po' le abitudini che mi hanno insegnato, cerco di portarmele dietro perché penso che appunto paghi, penso che sia il modo giusto non solo che dia risultati ma che anche faccia vivere appunto al meglio la situazione, ce la faccia godere senza nessun tipo di rimpianto ma vivendola veramente al 100%. È il mio modo di vivere appunto lo sport e non solo, e mi piace appunto che sia così. Sicuramente mi ha dato una forte influenza il fatto magari di aver fatto un settore giovanile, diciamo così, inquadrato, magari professionale, eccetera, e ne vado comunque molto orgoglioso, ne sono fiero. Qual è il ricordo più bello di quegli anni lì da ragazzo alla Juve? Allora, se volessi essere scontato ti direi sicuramente l'esordio, dai, perché comunque è una soddisfazione veramente grande. Probabilmente magari non mi rendevo ancora bene conto della situazione in quel momento, perché comunque avevo 17 anni, certo, appena compiuti. Quindi da un lato è stata anche una cosa positiva, perché non ho fatto nemmeno in tempo a rendermene conto. L'hai vissuta con più leggerezza, diciamo. Bravo, l'ho vissuta con più spensieratezza, però devo essere onesto, mi sono goduto il momento e sono contento di essermi tolto questa piccola soddisfazione. Ecco. Ecco, ti faccio sempre due domande di Nino, chiamiamolo così, che ti ha chiesto se hai un allenatore con cui ti sei trovato meglio in carriera o comunque che ti ha lasciato un'impronta importante. Poi Nino invece ti chiede com'è andata l'ultima giornata al Fanta, quindi un po' per stemperare anche il clip. Qui domanda un po'... fastidiosa da parte è la più complicata della serata, no, diciamo che questa giornata al Fantacalcio appunto con i miei amici veneti ho perso un brutto derby in famiglia a Liviero contro mio fratello. È stata una dura mazzata perché ho dovuto rispondere a qualche spotto sul gruppo, però dai, diciamo che arrivo comunque da campione in carica, quindi ho le spalle larghe. Okay. Ti puoi permettere ancora un po' di presunzione sana per questa stagione, visto che sei campione in carica. No, invece la domanda sul tecnico? Devo essere onesto, comunque ci sono stati diversi allenatori con cui mi sono trovato molto bene a livello sia tecnico che umano. Sicuramente un allenatore con cui ho rapporto tuttora e che stimo molto da tanti punti di vista è Fontana, perché comunque ha creduto in me anche la stagione ad esempio dell'Imolese, in cui magari arrivavo da un'annata non positiva, perché magari per un giocatore, sai, è più facile trovare fiducia nel momento in cui si fa una buona stagione, però magari quando si arriva da un'annata non positiva, e chi veramente crede in te in quelle situazioni che si vede, sicuramente è un allenatore che devo ringraziare, devo menzionare perché se lo merita, ecco. Però ce ne sono stati diversi, dai, perché anche con Di Biagio in Under 21, con Under 20 del 21, con ce ne sono stati veramente, veramente parecchi, lo stesso Di Carlo, lo stesso Greco quest'anno. Comunque siamo felicissimi del calcio che stiamo proponendo, dell'atteggiamento che stiamo avendo, del modo in cui ci divertiamo, e penso che questa sia la cosa più bella, che è veramente un divertimento andare in campo la domenica,
speriamo che si veda anche da fuori, però sicuramente noi ci stiamo divertendo molto e questa è una cosa molto importante. Ecco, tu hai detto che la domanda più difficile era quella del fantacalcio, in realtà Mauro, secondo me, te ne ha fatto su Instagram una domanda ancora più difficile, perché ti chiede: l'ultima azione, hai un cross da mettere sulla testa di chi mandi quella palla? Di Akite, Fischnaller, Scotto su... Allora, se mi dice sulla testa di chi, ti dico di Akite. Di Akite. Perché... sicuramente se mi dici sulla testa di chi, dico di Akite, perché diverse volte ha valorizzato dei cross anche magari non semplicissimi, non semplicissimi da girare verso la porta o non ottimali, quindi se mi dici sulla testa di chi, ti rispondo di Akite. Ecco, ricordiamo tra l'altro di Akite che al momento è in fase di recupero da un problema appunto muscolare, la Torres proverà a recuperarlo il prima possibile, complicato un suo rientro per il Cesena, vedremo, potrebbe essere più probabile un suo rientro per il Pineto. Cesena che non avrà Adamo, è uscito questo pomeriggio il giudice sportivo della Lega Pro, il giocatore importante anche per il Cesena, appunto era in difida, ha preso un cartino giallo, quindi se dovrà saltare la sfida del Manuzzi di domenica alle 14 ci sarà un esodo da Sassari. Che clima ti aspetti? Perché poi il Manuzzi è uno stadio sempre bello, caldo, importante. Come dovete viverla secondo voi? Ma secondo me appunto dobbiamo andare lì come la squadra che sa che non è partita con il dovere di vincere, ma godendoci questo momento che appunto ci siamo fino ad ora ci siamo meritati, abbiamo inseguito durante tutto questo periodo il nostro obiettivo per arrivare in questa situazione a Cesena, e penso che sia quasi come vedere magari uno stadio pieno, come speriamo che ci sia, sia quasi un piccolo premio, e dobbiamo viverlo appunto con questa spensieratezza, con questa gioia di andare lì a divertirci in un bellissimo stadio contro una squadra che rispettiamo molto, perché i numeri parlano chiaro e li rispettiamo, li stimiamo molto e sono una squadra vero forte, altrimenti non si fanno questi dati, ecco. Sì, e non si fanno neanche i dati che ha fatto la Torres, però, perché ricordiamolo, alzare l'asticella era l'obiettivo di inizio stagione, fare 40 punti in 17 turni, 41 l'anno scorso che vi valsero la salvezza all'ultima giornata, aver bissato prima ancora del girone della fine del girone d'andata il risultato dell'anno scorso sicuramente spiega bene a livello numerico quello che avete fatto fin qui. Caro il mio Fra, palla a te. Yes, no, più che altro avete parlato di numeri, avete parlato di cross, in maglia a Torres, caro Matteo, 10 assist, mai così tanto prolifico in carriera su questo fondamentale, una cosa particolare, anche perché insomma sappiamo, sei un giocatore di base, dovresti essere un difensore esterno, però effettivamente questa propensione all'assist, ci voleva il calore di Sassari per farlo sviluppare così tanto. Evidentemente abbiamo dei bravi attaccanti che girano in porta qualsiasi cosa gli tiri e quindi dai, sono più che altro contento di aver dato appunto continuità all'annata, perché fino ad ora avevo cambiato spesso casacca magari ogni uno o due anni, e aver dato un po' di continuità, aver creato rapporto appunto con i compagni, società, staff, tecnico, mister, eccetera, penso che sia un plus importante che magari mi è mancato in altre situazioni e alla lunga possa pagare, ecco, questo sicuramente devo molto ai miei compagni che mi stanno mettendo nelle condizioni di crossare magari in un certo tipo e appunto di finalizzare al meglio, ecco. Domanda a bruciapelo prima di poi di tornare da Fra, ma ti aspettavi di rimanere così a Sassari, cioè di impattare così quando sei arrivato una stagione fa? E parli di quest'anno? No, o dell'anno scorso? L'anno scorso. Sì, per certi versi mi aspettavo che comunque che fosse un campionato difficile, perché comunque essendo una neopromossa, mi conto che comunque anche l'anno scorso si aveva dei valori. Però non è mai facile adattarsi quando comunque ci sono squadre nuove, c'è un salto di categoria, e penso che quest'anno si veda, perché comunque l'ossatura è stata mantenuta e il fatto, come abbiamo detto prima, di avere un certo tipo di rapporto tra compagni aiuta molto, perché in fin dei conti
siamo delle persone e quando c'è un certo tipo di gruppo, un certo tipo di spirito e dei rapporti umani è inevitabile che il livello si alzi. Fra? Sì, no, poi, stavamo guardando prima la, la tua carriera, in quanto tutte le squadre in cui hai, hai militato, tutte grandi piazze comunque, perché Juve Stabia, Perugia, Lecce, Vicenza, Vercelli, Carpi e Cittadella nel momento in cui il Carpi insomma era, era una realtà del, del calcio italiano, una grande esperienza anche Under 21, ecco la domanda cattiva è cosa ti è mancato per fare quel salto di qualità che sicuramente le tue caratteristiche tecniche meritavano. Ti ringrazio, penso che sicuramente mi sia mancata appunto come abbiamo detto prima un po' di continuità, magari qualche piccolo intoppo, qualche piccolo infortunio, più che altro nel momento sbagliato, nelle situazioni sbagliate, come poteva essere, non so, a Cittadella, appena arrivato, in cui mi, mi si prospettava un'annata appunto in Serie B. Insomma, in situazioni sbagliate sicuramente io ho fatto degli errori e mi è mancata un po' di continuità, un po' di, da diversi punti di vista. E quindi penso che questo mi sia mancato e sono molto contento di aver trovato appunto questa situazione qui e spero di ripagare al meglio la, la fiducia della società. Ecco. Ecco, hai parlato prima dello scorso, dello scorso campionato, non abbiamo parlato. Come è cambiato secondo te? Perché c'era molta attesa, l'anno scorso c'era la Reggiana, uno squadrone, c'era questo Cesena, c'era una, un grande Entella rispetto a quest'anno. Però quest'anno ci sono grandi piazze, alcune stanno anche facendo male. Quanto lo vedi diverso? Ma sicuramente ci sono grandi piazze, forse qualche piazza in più rispetto allo scorso anno, però poi in realtà penso che in questa categoria siano importanti appunto i valori che metti sul campo e non solo il blasone della, della piazza. E che appunto sia un campionato comunque difficile in cui abbiamo visto la classifica conta ma fino a un certo punto, perché non so, ad esempio abbiamo giocato contro la, la Fermana e abbiamo pareggiato andando a fare una partita sofferta molto difficile e magari contro squadre di classifica più alta abbiamo vinto più agevolmente. Questo dimostra che ogni partita va, sta a sé e che è l'atteggiamento poi che determina i risultati, alla lunga almeno, che determina i risultati che si vanno ad ottenere. Ecco. Assolutamente, pensiamo anche alla sofferenza fatta per vincere contro il Sestri Levante, comunque sia, certo, che è una squadra, è un campionato un po' così, dove sempre sono le, ci possono essere le sorprese. E invece tu quanto sei cambiato nella tua carriera? Perché comunque sei un giocatore molto giovane, che però hai avuto, come hai detto, degli stop nel momento sbagliato, poi magari dei picchi anche di rendimento. Quanto ti senti diverso da Liviero che è partito da casa col sogno di diventare il nuovo Del Piero, tra virgolette, però quanto sei diverso? Allora, se mi chiedi come giocatore, ovviamente in tante piccole cose ho cercato di studiarmi, di capire appunto cosa posso fare, cosa potevo fare, ma cosa posso fare tuttora per migliorarmi, questo sempre. Cosa che ovviamente devo fare tuttora come facevo i primi anni e magari in cui ho iniziato e quindi questa sicuramente è una cosa che devo continuare a fare. E se invece mi chiedi dentro, sono cambiato poco, mi sento sempre un bambino, è una gioia sempre giocare, sto imparando a godermela un po' di più forse, okay, a vivere veramente la domenica, ma questo già da 3-4 anni forse. Sentire meno la pressione della domenica? Ma non tanto una questione di pressione, perché quella anche la pressione magari è, per come la intendo io, è una bella cosa, okay, cioè la, un po' l'adrenalina giusta della stimolo. Domenica è bello, no? Quando hai quella pressione giusta. Però se mi chiedi appunto che cambiamento c'è stato, ti dico magari negli ultimi 3-4 anni ho imparato veramente a vivere la domenica, l'evento della partita, come un dono, specialmente dopo che magari mi è capitato anche di rimanere senza squadra, di fare 6 mesi a casa, e quando rientri dici comunque cavolo, cioè, sono fortunato, ho la possibilità di dimostrare, ho gente che crede in me, e non è scontato,
perché lo apprezzi magari quando proprio ti ritrovi senza questa adrenalina della domenica. E forse probabilmente anche quello mi ha aiutato tanto e ha fatto scattare qualcosa in me che mi ha fatto capire che veramente godersi quel momento lì è già una gran vittoria, ecco. Ecco, Fra, prima faceva vedere la tua carriera, tante squadre importanti e ovviamente anche con le tue squadre o con le squadre avversarie stadi importanti, come ne hai avuto anche quest'anno, perché poi sei andato a Perugia, siete andati a vincere a Pescara, adesso arriverà al Manuzzi, dove comunque c'eri già stato l'anno scorso, dove avete fatto una gran partita, perché il Cesena vi ha recuperato solo all'ultimo istante l'anno scorso in campionato per il pareggio al girone d'andata. Ti chiedo, qual è lo stadio che per clima, per atmosfera non dimenticherai mai nella tua carriera fin qui, di quelli che hai affrontato? Allora, lo so, bisogna questa fare è una domanda locale. Difficile. Allora, sicuramente mi è dispiaciuto tantissimo non aver giocato a Perugia, perché è stato il mio primo, diciamo, stadio da professionista vero, perché qui ovviamente l'esperienza con la Juve non certo. È che non la considero, però comunque è un extra, è un bonus, diciamo, è un'esperienza, diciamo, transitoria che non ho vissuto a pieno da protagonista. Ok, ecco. Ok. Quindi sicuramente Perugia, lo stadio di Perugia sicuramente ha un posto speciale nel mio cuore. Devo dire anche Lecce e Vicenza, comunque Vicenza un po' per la situazione, la vicinanza a casa, quindi il fatto di rientrare vicino a casa, in un territorio comunque molto vicino a casa, in cui mi sentivo veramente, diciamo, partecipe e il fatto anche di esserci andato magari con mio padre da piccolino, che ogni tanto, sai, ti portava allo stadio, sicuramente ti dava quel qualcosa in più. Lecce, perché Via del Mare comunque è uno stadio che non ha bisogno di presentazioni, e sicuramente questi tre stadi mi hanno dato tanto a livello di sentimenti, di emozioni, e sono dei posti, diciamo, speciali, ecco. Ecco, hai parlato prima di Veneti, non sei neanche l'unico veneto in squadra. Quest'anno ci stiamo rinforzando. Sì, perché piano grande. Piano c'è un enclave di Veneti. Anche le fidanzate. Sì, avete portato tutti. Cioè. Abbiamo fatto il Veneto in trasferta, sì, in Sardegna. Sì, sì, sono arrivati, abbiamo Zaccagno, Chester è arrivato quest'anno. È vero, sì. Lui che è appunto del Vicenza, poi c'è Pippo ovviamente. Ovviamente Pippo. Lui è il più veneto di tutti. L'anno scorso, beh, tutti siamo tutti. Veneti. C'è un po' di similitudine forse tra il veneto e il sardo, come testardaggine. Tra l'altro ci conoscevamo già da tempo, con Lora. Io e Filippo, sì. Dicevo, c'è un po' di similitudine tra il sardo e il veneto come testardaggine, no? Sì, abbastanza, dai, anche per certi versi. Magari un po' il modo di prendere la vita in generale, poi sembrano tutte e due le regioni comunque delle persone molto accoglienti, ecco, molto. Quindi sì, dai, però onestamente stiamo molto bene qui, è un posto davvero ottimo per vivere, per la qualità di vita, e siamo molto contenti di essere qui. Ecco, io ti faccio l'ultima domanda prima poi di tornare da Fra, che ci leggerà quella che è il prossimo turno. Ovviamente voi giocate contro il Cesena, leggeremo anche gli ultimi commenti dei social prima di salutarci. Mi lancio sulla sfida al Cesena, ti faccio una domanda tattica, non tanto umorale: quale sarà la chiave per fare il risultato al Manuzzi? Sicuramente penso che sarà più una questione emozionale che non tecnica. Ok. Questo penso che sarà la chiave della partita. Riuscire ad approcciare con la solita aggressività, con il solito modo di intraprendere le partite che abbiamo avuto, sapendo che comunque in palio ci sono sempre 3 punti, perché ogni partita vale 3 punti. E anche questa partita sarà così, e ovviamente andremo lì a cercare di fare la nostra partita al meglio, sapendo che davanti abbiamo una grande squadra,
e sapendo che li rispetteremo molto e cercando di fare il nostro al meglio con grande intensità, come stiamo cercando di fare in queste uscite da inizio anno. Ecco, forse la chiave è anche quella leggerezza che dicevi prima, no? Perché poi fondamentalmente la squadra con maggiori pressioni sarà il Cesena, perché chi deve dimostrare, chi deve mandare un messaggio al campionato che è stata costruita per vincere è proprio la squadra di Toscano. Voi dovete riuscire a essere bravi a trasferire quella pressione giusta su di loro. Certo, sicuramente ci aspettiamo un ambiente di un certo tipo, dobbiamo cercare appunto di prendere il meglio da quello che sarà il contorno, perché appunto penso che sia anche bello togliersi delle soddisfazioni del genere e andare a giocare in questi tipi di stadi qui, in certi ambienti. E per noi è una grande soddisfazione, andremo lì e cercheremo di giocarcela al meglio. Ecco. Fra, torniamo da te. Sì, ci sono diversi commenti prima di andare poi a vedere il programma della 18ª giornata. Intanto Matteo Modino ti saluta, grande Liviero, bel giocatore, anzi poi si è corretto, anzi più bravo che bello, va. E poi ancora Mauro Tola. Allora, la Cesena, loro partono favoriti da sempre, giocano in casa, vengono da 6 vittorie di fila, ma la Torres è caparbia, Roberto Iba a Cesena senza paura, ancora, oltre che giocano in casa sicuramente avranno anche aiuti a favore, purtroppo il problema è quello, dice Roberto, poi ancora Matteo Modino, dice Livio, un saluto agli amici del Fanta Castelfranco, Gigio escluso perché è un mister scarso, queste sono sicuramente cose vostre. Cose che capiscono solo loro. Cose. Allora, quindi non si saluta nessuno, neanche non solo Gigio, neanche gli altri. Non c'è. No, dai, mandiamo un saluto a tutti gli amici di casa, dai, tanto sono dei nostri sostenitori, addirittura. Io e Resu veniamo d'estate, se ci ospitate in Veneto a fare un tour delle cantine, sì. Perché comunque noi apprezziamo al di là dello sport. D'estate siamo più curiosi noi di venire o tornare. Ma è l'unico Sardegna, periodo che abbiamo libero, diciamo, a metà giugno. Libero poi, libero, per una parola molto grossa. Però no, dai, vi mando un saluto a tutti gli amici di casa che so che sono dei grandissimi sostenitori nostri, mi seguono sempre, ci seguono sempre. E invece per il fantacalcio mi dispiace, ragazzi, vincerete anche quest'anno, vincerete il prossimo anno. È così. È una minaccia questa, è una minaccia. Andiamo a leggere il programma del prossimo turno, ovviamente da Cesena Torres, big match attesissimo. Di domenica al Manuzzi, poi Olbia Ponte d'Eraldo, non banale che il ritorno di Max Canzi da allenatore del Ponte d'Era in quella che è stata per 2 anni casa sua, poi Fermana, Juventus Next Gen, Virtus Entella, Limini, Pineto, Spal, Vispesa, lo Sestri, Levante, Gubbio, Recanatese, Ancona, Pescara, anche questa è una partita di grande tradizione, Carrarese, Lucchese e poi Arezzo, Perugia, queste le gare appunto della 18ª giornata, penultimo turno del girone d'Italia. Benissimo, allora Fra, ricordiamolo, noi ci saremo domenica a Cesena, vi racconteremo tutto con un ampio pre-partita, poi ovviamente cronaca, pagelle, sala stampa e chi più ne ha più ne metta, ma vi avvicineremo a quella che è la sfida di Cesena con una settimana ricca di pezzi. Grazie mille Francesco per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie ovviamente a Marcello Mura per la solita abilità nel curare le immagini di questa trasmissione, ma soprattutto grazie a Matteo Liviero. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie alla Torres per averci concesso come sempre la disponibilità per fare questa trasmissione. Soprattutto grazie agli amici di AB Bistro che ormai settimanalmente ci ospitano, oggi anche in clima natalizio. Venite a trovarli perché ci sono pacchi, pacchetti, pane Torres e compagnia varia, molte idee di regalo per Natale. Insomma ragazzi, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito in tantissimi, ci avete commentato in tantissimi. Ci vediamo a Cesena e poi settimana prossima. Buona serata e sigla. La Tech Find si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella Tech Find troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La Tech Find potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. Tech Find. You search for tech, we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato.
Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379-244-8537 o entra su dimitri.com.